Allora, il progetto per rendere la mia casa sempre più tecnologica continua oggi. Infatti, ho preso una nuova televisione che non solo è immensamente grande, ma è anche estremamente tecnologica. Questa è la LG QNED 82. Ok, è arrivato il momento di andarla ad aprire e vedere che cosa ci riserva. Ok, ci siamo. Aspettate però, avete lasciato mi piace? Se non l'avete ancora fatto, se vi va di supportare il canale, il lavoro che faccio e permettermi di creare altri contenuti come questo, vi invito a farlo e anche a iscrivervi per non perdervi tutti i prossimi video. Ora, unboxiamola davvero. Abbiamo cominciato il nostro spacchettamento di questa meravigliosa TV. Vi faccio vedere il contenuto della scatola, quindi con molta attenzione. Spostiamo questo scatolone gigante e ecco la nostra bellissima TV da ben 75 pollici. Sono veramente troppo curioso di montarla e vedere l'effetto che farà proprio qui sulla mia parete attrezzata. Che altro dire? Io procederei anche a rimuovere queste ulteriori plastiche e a vedere finalmente la nostra bellissima e nuova TV. La TV è stata ufficialmente unboxata e montata sul suo stand. Guardate qua che splendore, veramente una meraviglia. Questi bordi che sono davvero sottilissimi e poi questo schermo da 75 pollici 4K è meraviglioso, ma aspettate di vederlo acceso perché poi là veramente escono fuori le meraviglie, perché dovete sapere che ha un sacco di tecnologia al suo interno. Comunque, altre cose interessanti riguardo il suo design è senza dubbio il suo spessore davvero ridotto, cioè è sottilissima quasi da fare impressione. Altra cosa che mi piace è che qui dietro abbiamo questo bellissimo stand che ci permette anche di nascondere tutti i nostri cavi qua all'interno ed è molto comodo. Ovviamente qui abbiamo anche tutte le nostre fantastiche prese, ce ne sono veramente un boato, tra cui anche prese che supportano HDMI 4K 120 Hz, e dopo magari le testeremo con qualche bel videogioco. Detto questo, io direi di non perderci più in chiacchiere, abbiamo visto il suo bellissimo design, ma adesso andiamo a montarla su questa parete qui. E finalmente, grazie al suo Magic Remote, andiamo anche ad accenderla. Ok, la TV è stata montata. Pronti a vedere i risultati? Cosa ne pensate? Cioè, è veramente spettacolare. Comunque, con il nostro Magic Remote direi che è arrivato il momento di fare una prima accensione, quindi andiamola ad accendere e vediamo un po'. Allora, a parte il fatto che abbiamo il puntatore sulla TV che è una ficata grazie al nostro Magic Remote, ma comunque sto facendo la configurazione, ho messo, l'avrei fatta attraverso il mio smartphone, quindi adesso che devo fare? Devo avvicinare il telefono al simbolo dell'NFC che si trova direttamente sul nostro telecomando super intelligente. Allora, ci siamo registrati con l'applicazione, aggiungiamo un dispositivo, ecco qua il nostro QR code, avviciniamoci e bam! Adesso aggiungiamo la TV alla nostra applicazione così possiamo godere di tutti i vantaggi. Per continuare la nostra configurazione, comincio anche ad anticiparvi qualche dettaglio riguardo il processore di questa TV. Si tratta di un Alpha 7 che, oltre che essere un processore potente, utilizza anche l'intelligenza artificiale. Qui possiamo vederne un esempio. Allora, con il telefono vado ad attivare la Feature Pro e qua possiamo vedere la differenza. Praticamente l'intelligenza artificiale che cosa fa? Va ad adattare l'immagine in base a quello che c'è sullo schermo per ottenere così il miglior risultato. E lo stesso si può fare anche con il suono. Disattivato e attivato. Una bella differenza. E adesso invece volevo parlarvi, anzi mostrarvi la tecnologia Quantum Dot e NanoCell, una tecnologia combinata di cui è dotata questa TV e che rende i colori, come potete vedere, davvero meravigliosi.
Comunque c'è anche da dire che se vi scordate il telecomando da qualche parte, l'applicazione per smartphone che lo rende un telecomando per la vostra TV funziona benissimo. Ad esempio qui abbiamo tutti gli ingressi, possiamo andare a selezionare in questo caso la console di videogiochi e in un secondo mettiamo questo ingresso, oltre che avere molte altre opzioni. Ma a proposito di questo, come si comporta questa TV con il gaming? È spaventosa. Allora, vi faccio vedere che figata. Qua abbiamo una vera e propria dashboard con un sacco di funzioni utili. Innanzitutto possiamo vedere gli FPS, come vi dicevo prima, possiamo arrivare fino a 120 Hz. E poi abbiamo un sacco di belle robette che possiamo fare. Per esempio, qui possiamo andare a impostare delle modalità, ad esempio modalità stanza buia, così affatichiamo meno la vista se vogliamo giocare quando c'è poca luce. Una bella robetta. E abbiamo anche Game Optimizer, dove ci sono un'altra serie di funzioni utilissime per giocare al meglio. Ad esempio, riduci luce blu, quindi ottimo per i nostri occhi se vogliamo fare lunghe sessioni di gaming. Modalità stanza buia, Game Dashboard, AMD FreeSync Premium e tanta altra roba. Veramente è perfetta per giocare a qualsiasi gioco con qualsiasi console e non solo, anche con dei PC. A proposito, c'è un'altra cosa molto interessante che devo farvi vedere. Avete notato questa scritta qui, Multiview? A che servirà? Ve lo faccio vedere subito. Allora, adesso insieme alla console ho collegato anche il mio computer alla TV, quindi ci sono questi due dispositivi collegati contemporaneamente. Se apriamo di nuovo la dashboard e clicchiamo su Multiview, guardate un po' qua, la cosa bella è che puoi andare a selezionare tutto quello che ti pare, quindi puoi mettere l'antenna con il browser, l'antenna con YouTube, prese HDMI e via dicendo. Adesso vi faccio vedere una cosa. Mettiamo ad esempio HDMI 4, ecco qui il nostro computer da un lato, e per esempio dall'altro metto, guardate che figata, AirPlay. Clicchiamo screen mirroring, metto LG Web Host TV, mettiamo il codice, si va anche a regolare, guardate che figata, da un lato ho il mio iPhone e dall'altro ho il Mac, perché sì, si può anche condividere con AirPlay lo schermo del mio iPhone, del tuo dispositivo, sulla TV. Questa cosa puoi farla, ecco, con due sorgenti diverse a tuo piacere, quindi puoi vedere magari la TV mentre stai usando il tuo PC o viceversa. E non è ancora finita qua, vi faccio vedere altre caratteristiche degne di nota. Intanto mi piace molto come è impostato il menu qui, è molto semplice da utilizzare. Qua ad esempio abbiamo la modalità immagine, possiamo mettere standard, home cinema, cinema, game optimizer se stiamo giocando e addirittura filmmaker mode. Questa è perfetta se vogliamo vedere un film, per esempio, con i colori che sono stati concepiti dal regista. È favoloso se siete amanti del cinema. Stessa cosa possiamo fare anche in un istante per le modalità audio, possiamo avere la voce più chiara, mettere la modalità videogiochi, quella con l'intelligenza artificiale oppure quella cinema. Per finire abbiamo anche questo microfonino qui per i comandi vocali del tipo dimmi le previsioni meteo di oggi e voilà. Puoi chiedere un sacco di cose e la tua TV ti risponderà. Si collega comodamente anche con la nostra cara Alexa, quindi possiamo controllare comodamente la nostra TV anche con questo assistente vocale. E quindi, giunti alla conclusione di questo video, che altro dire? Cioè, giudicate un po' voi. Guardate qua che qualità dell'immagine impressionante. Questa tecnologia combinata da dei colori che sono veramente impressionanti. E l'effetto, una volta che ti siedi qui sul divano, è quello di avere, non lo so, un dipinto davanti agli occhi, un qualcosa di stupendo con cui non vedi l'ora di sederti, prendere una manciata di popcorn e spararti un film o le tue serie TV preferite o anche giocare. È veramente perfetta per tutto e poi così grande ti fa veramente sognare a occhi aperti. E quindi che altro aggiungere? Spero che la mia recensione sulla LG QNED82 vi sia piaciuta. Se così fosse, vi invito a lasciare un bel mi piace sotto questo video per supportare il canale, per permettermi di continuare a portarvi recensioni. Se foste interessati ad acquistare la TV o avere maggiori informazioni riguardo essa, o avere maggiori informazioni, vi invito a cliccare il link qua sotto nella descrizione. Lasciate anche un commento scrivendomi che cosa ne pensate della TV. Che altro dire? Noi ci vediamo con il prossimo video. Io mi vado a guardare un bel